Ciao a tutti! I libri molto spesso, soprattutto quando ci piacciono, è perché raccontano delle cose che ci leggono dentro, che ci scuotono dentro e che in un certo senso ci fanno sentire come se un autore che non conosciamo realmente di persona sia stato in grado quasi di raccontare effettivamente delle cose da noi vissute. Certo, non sempre così, non dovrebbe essere sempre così, però quando succede diciamo che è abbastanza sconvolgente. E per questo mi è venuto in mente questo video che spero possa piacervi e che possa anche essere di stimolo per voi a fare lo stesso. Ovvero, ho selezionato 5-6 libri che in un certo senso possono essere degli ottimi mezzi per raccontarsi, quindi dei libri che in un certo senso possono raccontare una parte della propria personalità. Quindi mi descriverò con dei libri. Esiste già un book tag chiamato Mi descrivo con i libri o I libri mi descrivono, dove però si risponde solo con il titolo del libro, dando una risposta su se stessi. Questa è una cosa un po' diversa, spero che vi possa piacere. Io inizierei subito. I miei libri sono questi e alcuni sono, diciamo, abbastanza banali, soprattutto la prima scelta, perché si tratta del mio libro preferito, che ogni 2x3 vi urlo addosso e voi dite, ma basta, sicuramente. E sto parlando della nausea di Sartre, che io in realtà non ho scelto per questo video in quanto mio libro preferito, ma semplicemente perché una parte di me è considerabile, diciamo, Pacco Polacco. Molto introspettiva, amante anche di deliri, spleen esistenziali che si riversano anche in determinati film che mi piacciono, in determinate situazioni, in vari aspetti della mia quotidianità, diciamo. E La nausea di Sartre, come sapete, è un classico del Novecento. È il testo più rappresentativo dell'esistenzialismo francese, insieme allo Straniero di Camus, ad esempio. Questo libro mi aveva letteralmente sconvolto la prima volta che lo lessi. Mi aveva proprio svuotato dentro, in un senso positivo. Nonostante sia un libro che, per quanto francese, si possa tranquillamente definire Pacco Polacco, ovvero un libro dove non succede effettivamente nulla, ma dove permane questo senso effettivo di spleen, di anche effettivamente nausea, lui la chiama così, no? Ma anche di malessere interiore, malessere esistenziale. E credo che questa introspezione un po' a volte apocalittica possa rappresentare anche una parte di me, magari in toni decisamente più pacati, decisamente più contenuti rispetto a quello che prova Antoine Roquentin, ma comunque c'è una parte assolutamente di questo tipo nella mia personalità che però è bilanciata da un altro fattore dominante, ovvero l'amore per il trash e anche un'esplosività, diciamo, recondita, che secondo me è molto ben rappresentata da questo saggio di cui vi ho parlato in lungo e largo. Anche questo è un titolo su cui vi bombardo molto spesso, ed è Andy Warhol era un coatto di Tommaso Labranca. Tommaso Labranca, voi lo sapete, è un autore che io amo alla follia, sto recuperando tutti i suoi libri per quanto sia difficile trovarli, purtroppo non vengono mai ripubblicati, non ne capisco il motivo. Andy Warhol era un coatto, diciamo, è un saggio per riconoscere il trash. Che cos'è il trash? Come lo si trova? Cosa si intende effettivamente per trash quando molto spesso si usa questo termine in modo improprio? E Tommaso Labranca racconta tutto questo attraverso la sua lucida analisi della contemporaneità, promulgandosi come un amante inesorabile del trash, una giovane salmone effettivamente che risale la corrente e si immerge nel trash perché è consapevole del fatto che la nostra stessa cultura è impregnata di trash. Tutti gli esseri umani hanno una parte trash che è stupido cercare di affievolire, perché tanto c'è, è presente, ognuno, anche il più intellettuale degli intellettuali, ha una parte trash, e soffocarla lo rende trash,
perché il trash è l'involontario fallimento dell'imitazione di un modello forte. E quindi questo senso, questo amore per il trash, questa anche autoironia, ironia, questo sarcasmo strisciante nel libro, secondo me, si adatta molto bene a descrivere il bilanciamento che provo quotidianamente nella mia esistenza tra il pacco polacco e invece l'esplosione psichedelica del trash sublime. E quindi niente, questi due titoli erano abbastanza banali, ma ci portano a il terzo titolo, che invece secondo me è rappresentativo di una caratteristica che mi riguarda, almeno io credo, e sto parlando di L'arte di collezionare mosche di Friedrich Sjöberg. Non è assolutamente una cosa che riguarda gli insetti, nel senso non ho scelto questo libro per questo motivo, perché vi ho raccontato che molto spesso questo titolo, che è il racconto di questo collezionista effettivo di sirfidi, che è una tipologia di insetto simile alla mosca, e la sua, in un certo senso, ossessione verso questo animale in un ibrido che è tra fiction, non fiction, saggio, biografia, insomma c'è di tutto e di più. Sjöberg crea questi continui ibridi molto affascinanti letterari che sono solo suoi, credo, almeno sono degli esperimenti che gli riescono molto bene. Ma quello che mi piace, il motivo per cui ho scelto questo libro nel raccontarmi, sta proprio nell'operazione che fa Sjöberg, la cui maggior parte dei libri si basa proprio sulla curiosità dell'autore. L'autore è un cacciatore di storie e quindi quando trova la storia adeguata lui tesse una tela narrativa molto affascinante, e quindi la curiosità, la voglia di collezionare in un certo senso le esistenze altrui. Io credo che la curiosità, la voglia di non fermarmi a, soprattutto nelle letture, non lo so, mi viene in mente nelle letture, ma in realtà io sento di avere questa cosa della curiosità, che trovo che sia una cosa importante nella vita, ma non solo nel campo culturale, ma anche nel campo di in ogni campo della vita quotidiana, no? Cioè la curiosità comunque accende le giornate, anche una giornata grigia può diventare veramente splendente se si riesce a sviluppare quella curiosità tale da rendere ogni cosa anche interessante, da guardare in un certo senso il lato interessante e affascinante delle cose, anche di quelle che di primo acchito possono sembrare banali o comunque poco attraenti, scontate. Insomma, rivalutare, la possibilità anche di rivalutare le cose in un certo senso. E quindi Sjöberg l'ho scelto per questo. Credo che questa cosa mi appartenga abbastanza e ne sono contento. Ma non potevo parlare solo di pregi e quindi ho scelto anche un mio difetto che detesto, francamente, tra i tanti. Però il libro è bello, cioè ve l'ho parlato come un enorme capolavoro nel suo genere e ne sono pienamente convinto. E quindi andando un po' alla lontana, volevo rappresentare questo mio difetto attraverso una lettura. Secondo me ci sta questo titolo. Il mio difetto sostanziale, uno dei miei difetti, è assolutamente il fatto che mi faccio prendere da ansie motivate, nel senso che ho una scadenza di qualche tipo, ma anche per le cose stupidissime, cioè io vado in paranoia, vado veramente in paranoia, no, devo fare quella cosa lì, no, come faccio, non è possibile, devo prendere, che ne so, il tram in una città in cui non sono mai stato, no, non ce la faccio, non è possibile, ma anche solo prendere il tram a Milano, per esempio, che è la città dove sono tutti i giorni, mi viene l'ansia perché sul tram non vengono dette le fermate, no, dopo mi perdo, non è possibile, come faccio a sapere qual è la mia fermata, non lo so, come faccio, poi alla fine le cose riesco a farle e l'ansia se ne va in un battibaleno. Ma questo continuo martirizzarsi in un certo senso mi rende molto spesso le cose difficili, e quindi volevo che ci fosse un libro che rappresentasse tutto questo per raccontare un po' questa parte di me, questa quisquiglia di me, e secondo me è Uzumaki di Junji Ito, che come sapete si parla di un manga horror splendido. Se volete saperne qualcosa di più ho fatto un video sull'autore a riguardo, ed è un manga che racconta sostanzialmente
la storia di Kurozucho, che è una cittadina di provincia giapponese che improvvisamente viene assalita dalla forma spirale. Tutti gli abitanti sentono questa perenne ansia, questo perenne senso di persecuzione dalle spirali, e questa ossessione trascina molti di loro nella follia più assoluta. E quindi una cosa banale come può essere, che so, una cosa quotidiana anche come può essere un oggetto con un ricamo a spirale, può gettare effettivamente qualcuno nella follia. E quindi esattamente, cioè un paragone un po' pizzlacco, però esattamente come io quando devo prendere un tram da solo. Fantastico! E niente, mi sembra un modo carino per parlare anche di questo. Poi, una cosa che invece racconta bene in un certo senso la mia una cosa che nella musica soprattutto, a me piace molto ascoltare la musica, e mi ricordo ad esempio quando da piccolo scoprì, una cosa che ormai posso dire perché cade in prescrizione, tipo scoprì Emule, ok, che era un programma sostanzialmente per scaricare canzoni, solo che io lo usavo apposta per andarmi a trovare le cose strane, tipo le canzoni strane, o che so, la musica pop delle Filippine. Poi la scaricavo, ascoltavo e dicevo, what the fuck, cos'è sta roba? Però mi piaceva questo senso perenne di scoperta, di cose nuove, e invece crescendo sono sempre più rimasto vittima in un certo senso della retromania, cioè della mia ossessione verso quelle canzoni che andavano forti quando ero piccolo, che magari quando erano contemporanee non me le fidavo assolutamente perché facevo lo snob insopportabile. Adesso invece le riascolto, le memories of the past, i ricordi di un passato preadolescenziale, o comunque tutte la musica pop anni 90, cioè adesso io adoro, quindi questo aspetto un po' della musica legata al passato che mi rende in un certo senso ossessionato anche a quel periodo si riversa bene con questo libro bellissimo, tra l'altro, che è Retromania di Simon Reynolds, che è un saggio musicale, ma in realtà è più, rappresenta di più Simon Reynolds giornalista puro, più che saggista musicale, che racconta in un certo senso l'ossessione per il passato che avviene ad esempio nella musica contemporanea. Quante volte vi sarà capitato di ascoltare per un determinato periodo storico recente artisti che si ispirano agli anni 80? Cioè, proprio un modo per riguardare, riproporre le sonorità del passato in una chiave moderna. Adesso sta iniziando ad andare di moda, e l'ho notato ad esempio con i nuovi singoli di Dua Lipa, che il primo album ho detto boh, non mi intriga particolarmente, invece la sto rivalutando perché le nuove canzoni sono veramente belle, però sono anche quelle revisioniste perché rimandano alle sonorità dance French House di fine anni 90 inizio 2000, ad esempio i tempi d'oro dei Daft Punk, per dire. Oppure ancora c'è stato il periodo in cui lo sguardo andava al pop anni 90, non solo nella musica alternative ma anche nella musica mainstream. Oppure ancora adesso tantissime cantanti pop, ad esempio Poppy, Rina Sawayama, si stanno ispirando al nu metal, creando cioè il nu metal che andava nei primi 2000, che viene in un certo senso rielaborata in una nuova sfera pop. Ecco, il revisionismo è tipico dei nostri anni, non solo a livello musicale, però in un certo senso, secondo me, questo libro poteva raccontare bene, che so, la mia ossessione per il passato della musica. Ma visto che oltre alla lettura e alla musica un'altra mia grande passione è il cinema, non potevo non includere un libro di cinema. Ovvero questo, che è splendido, ed è Japanese Cinema. È un libro sul cinema giapponese di Taschen, casa editrice Taschen, che come saprete fa questi volumi fotografici bellissimi. Questo in particolare è un vero e proprio racconto del cinema giapponese fino agli anni 2000, più o meno. È un libro molto molto bello. E perché ho scelto questo libro? Diciamo che il mio amore per il cinema è nato dal cinema giapponese, nel senso che quando ho iniziato veramente a interessarmi di cinema è stato perché ho conosciuto il cinema giapponese o asiatico in generale, per cui nutro ancora profondo rispetto e ammirazione. Questo mi è derivato guardando
tipo in seconda serata su MTV, gli horror giapponesi. Io li guardavo, mi piacevano un sacco e alla fine andavo al Blockbuster e mi prendevo gli altri, li ho visti tutti, dal primo all'ultimo, e poi andavo al Blockbuster a prendermi tutti gli altri e a guardarmene. E da lì è nata anche la mia passione per la lettura, perché dagli horror sono passato al cinema orientale in generale, dal cinema orientale sono passato al cinema d'autore di tutto il mondo, appassionandomene effettivamente. Molti di questi film erano tratti da libri, allora mi andavo a recuperare il libro, lo leggevo, mi piaceva. Poi, allora, piacendomi il libro, mi andavo a recuperare tutti gli altri libri del tal autore o tal autrice. E quindi è stata un po' una reazione a catena. E mi ricordo proprio da piccolo che avevo una di queste TV, che non credo esistano più, saranno dei reperti archeologici, che avevano il videoregistratore incorporato all'interno della TV. Quindi molto spesso io registravo videocassette intere con, tra l'altro, un trucchetto che ora non varrà più perché non esistono più le videocassette, però se voi registravate in long plane e non in SP, che era una modalità del registratore, la durata della cassetta duplicava, e io l'avevo scoperto e quindi adoravo. E praticamente c'erano tre film su una cassetta, ok? Una cosa che oggi diresti what the fuck, invece all'epoca era una scoperta fichissima. E mi registravo di tutti i film, oppure lasciavo il registratore andare su MTV, perché avevo capito molto presto che la musica migliore la trasmettevano di notte. Cioè, già un radical chic trash alla veneranda età di 10 anni, tipo. E vabbè, fatto sta che mi ricordo con molta nostalgia questi tempi, e credo che... Non so se il mio amore per la lettura sarebbe acceso se non avessi visto quei film su MTV, per dire. E quindi secondo me era importante un po' includere questa cosa. Ora, questi erano sei libri che in un certo senso secondo me potrebbero raccontarmi, un po' alla lontana, non lo so, ho voluto fare questa cosa. E sarei curioso di sentire anche i vostri ritratti attraverso 5 o 6 libri, fate voi, fatene anche 10, se volete fatene anche 2, per raccontarvi un po', per dire un po' chi siete. Secondo me può essere una cosa carina, ma ditemi voi. Io intanto vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao! Ciao.